Buongiorno, bentrovati. TG Noi Giorno, una nuova edizione della nostra pagina di informazione. I fatti in primo piano e in apertura parliamo subito di ben tre casi di febbre dengue sul territorio, due a Capannori e uno a Montignoso. Andiamo su noitv.it, sul nostro sito web dove trovate le notizie aggiornate. L'apertura, lo vedete, è sui due casi registrati a Capannori, dove è già scattata la disinfestazione con un'ordinanza urgente del comune di Capannori, è arrivata segnalazione notificata dalla ASL dei due casi che si sono rilevati, uno in particolare in via dei Cotenni, e riguarda una persona che lo ha contratto in un viaggio di lavoro in India. Leggiamo insieme poi tutte le misure che vengono messe in campo in questo caso, come previsto dall'autorità sanitaria. Il comune si è mosso per la bonifica, evitare il propagarsi di questa malattia virale trasmessa dalle zanzare, sia nel luogo dove è stato riscontrato il contagio che nelle vie limitrofe in un raggio di 200 metri. Ci sono molte raccomandazioni, vi invito a leggerle dal nostro sito web. Sono le procedure che vengono eseguite in questi casi, con l'invito chiaramente nei luoghi dove viene eseguita la disinfestazione con insetticidi a tenere chiuse porte e finestre e nei giorni successivi a lavare frutta e verdura, ma sono molte altre le indicazioni che vi invito a seguire. E qua vedete l'altro caso che vi citavo, è il caso di dengue anche a Montignoso. Lasciando il sito andrei a vedere insieme la mappa che l'amministrazione comunale di Montignoso ha diffuso, dove è praticamente prevista la profilassi. Siamo nella zona di Cerreto, sulle alte colline di Montignoso, e la profilassi scatterà in questo caso, o meglio le operazioni, gli interventi di disinfestazione dalle 5 di mercoledì 21 agosto fino al termine delle operazioni. Questa è la zona, vi dicevo, in zona San Vito Cerreto, siamo in alta collina e anche in questo caso ci sono tutte le raccomandazioni da seguire. Vi invito di nuovo a vederlo anche sul nostro sito web per anche rimanere aggiornati sugli sviluppi di queste vicende. Vi daremo altri dettagli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. E come avete probabilmente visto anche dall'homepage di noitv.it, ancora cronaca e ancora una rapina che avviene a Viareggio di notte sulla marina di Levante. Un 23enne camaiorese rapinato nella notte scorsa. Tre persone sono già state arrestate dai carabinieri, praticamente poco dopo il colpo. Vittima, vi dicevo, un 23enne camaiorese aggredito e derubato di una collanina d'oro che portava al collo. Il fatto intorno alle 4 sulla marina di Levante, fra il Muraglione e il Viale Europa. Ha dato l'allarme ai carabinieri che sono arrivati prontamente sul posto, hanno indicato il luogo dove si erano nascosti i tre. Si parla di due extracomunitari di 42 e 38 anni e un italiano di 36 anni, tutti con precedenti. Sono stati portati in caserma, sono arrestati, devono rispondere di rapina in concorso, ma su di loro ci sono anche accuse di altri colpi messi a segno nei giorni scorsi. Andiamo a Carrara, parliamo di sanità con circa 200 persone in piazza ieri sera per difendere il monoblocco. Un anno fa erano molti di più, oltre un migliaio, ma la battaglia prosegue. Sentiamo i pareri raccolti sul posto. A un anno dalla grande manifestazione di protesta che si è riversata tra le strade di Carrara a difesa del monoblocco, la cittadinanza è scesa nuovamente in piazza contro i continui tagli alla sanità pubblica e i trasferimenti dei servizi ospedalieri. Purtroppo un anniversario. Avrebbe dovuto non esserci perché se uno, come dire, rispettava i patti, a questo punto non ci sarebbe stato bisogno di scendere nuovamente in piazza. Abbiamo un ex nosocomio, cioè l'ex ospedale di Carrara, che purtroppo è ridotto in una situazione molto, molto brutta. Ecco, lo vedete, io lo dico, un blocco di cemento spento, buio, deserto. L'evento, realizzato e promosso da diversi comitati cittadini, ha visto la partecipazione di più di 200 persone che si sono ritrovate di fronte alla struttura di Monterosso per ribadire tutte le criticità del sistema sanitario locale. Ci sono delle villette che sono danneggiate, ci piove dentro, le hanno lasciate danneggiarsi e hanno messo i containers. Quando abbiamo dimostrato che le superfici delle villette erano più che sufficienti per sostituire quello che la Casani chiama volano, cioè gli spazi volano.
Cittadini e comitati ancora una volta ribadiscono il loro no al progetto di costruzione di una nuova palazzina nei pressi del monoblocco, chiedendo trasparenza all'amministrazione comunale e all'ASL e opponendosi alla cementificazione a favore della ristrutturazione del vecchio edificio. Gli unici soldi che vengono stanziati in sanità, che se ne dica, sono quelli relativi alla cementificazione, alla costruzione e alla digitalizzazione del sistema. Voltiamo pagina, sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca da parte dei sommozzatori dei 6 dispersi in mare in Sicilia a largo di Palermo a seguito del terribile naufragio del Bayesian. Parliamo del veliero dei record, un gioiello del mare che venne realizzato dai cantieri Perini Navi di Viareggio. Il tragico naufragio al largo di Porticello, vicino a Palermo, per il quale risultano accertati almeno un morto e purtroppo ancora diversi dispersi, è una tragedia del mare che colpisce anche il mondo della nautica, anche a Viareggio. Il grande veliero Bayesian, affondato probabilmente a causa di una tromba marina, era infatti un vero gioiello del mare realizzato in Darsena. Era stato costruito dai cantieri viareggini Perini, varato nel 2008 col nome di Salute. Lo scafo si è inabissato a una 50ina di metri di profondità, dove sono in corso le operazioni di ricerca. A bordo vi sarebbero stati turisti stranieri che si trovavano in vacanza in Sicilia, per lo più britannici. Il Bayesian, che attualmente batte bandiera inglese, è uno yacht a vela di 56 metri. L'architettura navale è stata realizzata in collaborazione con Ron Holland. Si tratta dell'ultima unità della fortunata serie da 56 metri Perini Navi, interamente realizzata in alluminio, armata sloop e dotata di un albero di 75 metri, il più grande mai realizzato in alluminio. I suoi interni sono stati progettati da Rémy Tessier nella sua terza collaborazione con Perini Navi e nel 2009 l'imbarcazione aveva ricevuto il premio del magazine specializzato Superyacht come migliore barca a vela. Voltiamo pagina, spostiamoci in Garfagnana perché la sindaca di San Romano, Raffaella Mariani, è stata eletta presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana ed è la prima donna a ricoprire questo incarico. Siamo andati a incontrarla. Appena eletta alla presidenza dell'Unione Comuni Garfagnana, la prima donna che guida questo ente. Eh sì, effettivamente la prima donna che guida l'ente. Io devo ringraziare tutti i sindaci e tutti i consiglieri per la fiducia che hanno riposto nella mia figura e spero di restituire a loro tutto quello che potrò fare, insomma, insieme al lavoro di squadra, insieme a tutti i sindaci. Raffaella Mariani conosce perfettamente l'ente, conosce il fabbisogno di questo territorio. In che ottica si procede? Allora, noi abbiamo tanti progetti avviati, molto importanti, e credo che il nostro primo compito sarà di portarli a termine velocemente, facendo percepire fino in fondo ai cittadini quanto sono stati dedicati a loro questi progetti e queste opere che saranno avviate. L'altra cosa che credo sarà fondamentale per il nostro lavoro è parlare di sfida ecologica, di transizione verde e di sfida demografica. Come sapete, abbiamo un problema di spopolamento dei nostri territori, con più lavoro, più servizi, più figure che si occupino di turismo e di agricoltura e forestazione, dovremmo dare segnali positivi per la crescita del nostro territorio. Monte Carlo si prepara alla 56esima edizione della tradizionale Festa del Vino. Un borgo medievale che si anima, un ricco programma di spettacoli musicali e intrattenimento, un'ampia degustazione di vini e prodotti del territorio, spazi espositivi, mostre culturali e di pittura. È la Festa del Vino nell'antico centro storico di Monte Carlo di Lucca, giunto quest'anno alla sua 56esima edizione e che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Alla presentazione sono intervenuti anche la sindaca di Monte Carlo, Marzia Bassini, e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi. È la 56esima edizione, è la 11esima per me, ma la prima come primo cittadino, quindi quest'anno per me tagliare il nastro sarà più emozionante delle edizioni precedenti. La festa è ormai una tradizione, come tale più o meno avrà un format che si somiglia rispetto agli anni precedenti, anche perché la formula è una formula vincente, per cui noi andiamo a dritto per questa strada e vogliamo che anche quest'anno sia un'edizione degna della nostra cultura, di quello che è la nostra offerta. Un'edizione in cui ci saranno delle novità. Avremo una serata per quanto riguarda il salotto del vino e del verde dedicata a Puccini, giustamente siamo nel centesimo della sua scomparsa e quindi vogliamo ricordare il maestro con questa serata. Allora, la 56esima edizione della Festa del Vino
avrà luogo con una sequenza di eventi di vario genere che occupano tutto il paese, centro storico e le immediate vicinanze. Mi fermo qua al momento con le nostre notizie. Vi lascio adesso all'informazione sportiva del TG Noi, ma ci rivediamo subito dopo per gli eventuali aggiornamenti.